Ciao a tutti, oggi vi vado a realizzare un dolce tipico del carnevale, sono le castagnole con ricotta. Grazie ad Annalisa che ha postato la foto con rispettiva ricetta sul gruppo Facebook Cuscino Dunque Sono. Sono veramente semplicissime da realizzare e deliziose. Andiamo subito a vedere come si preparano. Comincio con mettere la ricotta, lo zucchero e faccio partire la planetaria con la foglia. Questo impasto si può fare benissimo anche con uno sbattitore elettrico o anche a mano, semplicemente con un mestolo. Aggiungo la scorza di limone, una bustina di vanillina. Adesso le uova, una alla volta. Non appena le uova si sono integrate, aggiungo la farina. Come ultimo ingrediente aggiungiamo il lievito. Integrata tutta la farina, l'impasto è pronto. Possiamo andarli a friggere nell'olio di semi. Ho messo un pentolino sul fuoco con dell'olio di semi. Appena l'olio è arrivato a temperatura, vado a prendere una noce di impasto e aiutandomi con due cucchiaini lo faccio scendere nell'olio. Fatto delle palline non molto grosse, quindi ho preso metà cucchiaino, massimo un cucchiaino di impasto per realizzarle e poi vanno fritte a fuoco basso, altrimenti all'interno rimangono crude. Appena cominciano a ruotare in tutte le direzioni e si cominciano a formare delle piccole crepe sulla superficie, saranno pronte. Le ho disposte in un vassoio, le vado a spolverizzare con dello zucchero a velo vanigliato. E faccio subito l'assaggio. Davvero deliziose, morbidissime. Spero che anche questa ricetta vi sia piaciuta. Un bacio a tutti, alla prossima!